grazie. Innanzitutto Reggio Calabria è un po' la mia casa. Devo dire che ogni qualvolta mi avvicino a questo territorio lo sento come un territorio come se ci fossi nato, con tante persone che vogliono il cambiamento, un cambiamento sul quale però si sta facendo qualcosa veramente di utile, di molto attivo, tante iniziative ci sono e devo anche dire che sull'Andrangheta c'è un fermento enorme, investigativo, che non si ferma a Reggio Calabria e Catanzaro, ma oramai è propagato in le procure più importanti d'Italia, Milano, Torino, Genova, Firenze, Venezia. Sono tante le indagini che si sviluppano nei confronti di questa che è l'organizzazione più forte non solo in Italia, in Europa, ed è una delle più forti nel mondo. E quindi è evidente che gli interessi investigativi e di contrasto che ci sono non solo in Italia ma anche all'estero sono enormi, e questo credo che è un punto di grande forza anche per la gente di Reggio Calabria, quella che ha sempre sperato nel cambiamento. Ecco, le indagini sono importanti, la repressione, le condanne, i sequestri, le confische dei beni, tanto si sta facendo, gli esempi delle donne che con i figli si allontanano grazie al protocollo libero di scegliere, che ha consentito a tante mamme di portare i propri figli lontano dal territorio di 'Ndrangheta in cui vivevano, e che per quanto numericamente raggiungono oramai circa le 40 unità come mamme, il numero di per sé, che apparentemente potrebbe essere minimo, è invece di grande significato, perché la scelta che viene compiuta da donne che hanno vissuto in contesti di 'Ndrangheta e che consente a queste persone di vivere altrove, offrire ai figli un'alternativa diversa e dare una dimostrazione nel territorio che fuori si vive meglio che dentro quando si sta nella 'Ndrangheta, ecco, è un segnale straordinario. Allora, la repressione, l'inclusione delle persone che si staccano dai contesti 'ndranghetisti, la forza delle persone che continuano a parlare perché vogliono il cambiamento. In tanti giovani continuano ad andare via, ma tanti calabresi che ho incontrato di volta in volta nelle città in cui ho avuto occasione di lavorare con i colleghi o di partecipare a convegni, tanti calabresi giovani mi hanno detto: noi torneremo nel nostro territorio, perché il nostro territorio deve essere liberato innanzitutto dalla 'Ndrangheta e bisogna che la politica e l'economia svolgano appieno il loro ruolo. Ecco. Il lavoro è stato... Procuratore, terzo premio dedicato a Luigi De Sena. Quanto possono incidere davvero gli uomini delle istituzioni affinché questo status quo cambi, e che orgoglio dobbiamo portare noi calabresi verso Luigi De Sena, che calabrese non era se non di adozione? Ma Luigi De Sena è stato appunto uno di quegli uomini delle istituzioni al quale i calabresi hanno guardato come persona affidabile, uno Stato di cui si poteva avere fiducia e uno Stato che ha operato a favore di tutti i calabresi che volevano recuperare la libertà e che tutt'oggi vogliono recuperare la libertà. Ecco, è importante che lo Stato individui le persone giuste per lavorare in questo territorio, persone che non siano semplicemente uomini dello Stato, è importante essere uomini dello Stato, ma siano vicini alla gente, facciano capire come lo Stato deve aiutare e vuole aiutare le persone e soprattutto vuole creare una scissione fra coloro che sono dalla parte della 'Ndrangheta e coloro che invece non vogliono che la 'Ndrangheta continui a dominare i territori. Ecco, uno Stato che comprenda e sia in grado di individuare la strada giusta
per unire tutti coloro che la pensano allo stesso modo e che condannano l''ndrangheta. Procuratore, proprio prima dell'estate un'importante operazione con il Canada ha siglato questa grandissima sinergia internazionale, però in conferenza stampa naturalmente il procuratore Bombardieri ha sottolineato come è fondamentale che arrivino risorse sul territorio reggino. Sicuramente anche lei è d'accordo su questa richiesta. Ecco, a integrazione il ministro aveva promesso tante risorse e specializzate anche. Sì, il ministro Salvini. Nel mese di luglio peraltro abbiamo avuto dei comitati per l'ordine e la sicurezza nazionali cui hanno partecipato i procuratori della Calabria, quelli della Sicilia, quelli della Campania e quelli della Puglia, proprio perché il tema contrasto alle mafie è un tema fondamentale. Le mafie si battono con le risorse. Le risorse devono arrivare, è necessario che vi sia uno sforzo straordinario da parte dello Stato per raggiungere questo risultato. È un risultato che non si raggiunge da soli e non si raggiunge da soli nemmeno come italiani, perché l''ndrangheta oramai si è proiettata in Europa e nel mondo. Mi sono trovato 2 mesi fa in Brasile e lì i due 'ndranghetisti che si erano trasferiti sono stati arrestati pur ricercati da anni. Ecco, lo sforzo sinergico, la collaborazione e cooperazione internazionale richiede necessariamente anche per l'Italia uno sforzo straordinario. Quello che diceva poc'anzi delle risorse è necessario. Occorrono uomini per raggiungere i risultati e via via i trasferimenti che ci sono stati hanno in qualche modo depauperato le forze in campo. Bisogna ricostituirle con forza. Il ministro ha detto che ispettori e carabinieri, uomini della Polizia di Stato interverranno, i comandanti generali lo hanno confermato e quindi confidiamo che questo avvenga realmente. Grazie.